Rick, che attualmente occupa il 12° posto nelle classifiche mondiali. Molti lo segnalano come l'erede di Agassi e di Sampras. È un duello ai vertici fra le giovanissime generazioni. Il primo a servire Roger Federer. Lunga attesa la sua, prima di un'entrata in campo. Auguriamoci che questo non abbia condizionato il caricare le batterie. Come sarà questo incontro? Sono più giocatori d'attacco che spingono molto. Federer, diciamo, più completo, però decisamente più completo del suo avversario, mentre Roddick spara fortissimo col servizio e anche col dritto a rete un po' meno bravo. Avete visto la cavigliera protettrice che aveva già usato sul finale dell'incontro, che l'aveva posto a Blake, quella che era stata una lotta interna fra forti giovani americani su suolo basilese. Il pubblico è tornato a popolare le tribune. Non si è tardato ad entrare in materia. Da poco trascorse le 11 e 23. Servizio da funzionare questa sera. Beh, è molto importante. Aiuta tutto il resto. Cambio di campo, Federer mantiene la battuta in modo abbastanza autoritario, psicologicamente importante partire bene, un'evidenza. Federer ha 21 anni, compito lo scorso 8 agosto, suo avversario è più giovane di un anno, Roddick, Federer dell'81, lui è dell'82, compito quindi 20 anni il 30 agosto. Chiama il pubblico. Subito una risposta di riflesso e poi un perfetto passante. Roddick si presenta a rete, ma non è un gran giocatore di volo. 217 km orari, però è un grande, grandissimo battitore. Ha già fatto segnare 224 a questa edizione degli Swiss Indoors, ha un record personale di 227. È straordinaria la risposta di Federer. 222. Uguaglia il... No, non uguaglia. 224 è arrivato già qui a Basilea. E risponde a 222, a 214. Risponde a tutto, parte alla grande. Mette subito in difficoltà l'avversario. Ancora un'ottima risposta di riflesso e poi ancora più rapido per il passante. Di scendere sotto i 200 per Roddick non se ne parla. 214, 218, 222. Non puoi controllare il colpo, si mette la racchetta e si spera. Comunque parte al massimo Roddick, diciamo che raramente i giocatori partono a tambur battente, sì, subito nel primo gioco a queste velocità.
perso un po' il ritmo su questo smash, stava correndo in avanti, non era così semplice. Perfettamente nell'angolo, di precisione, non di potenza. 40-15. Oh. 200 all'ora è più o meno il massimo che produce questa settimana, ma tanto basta ed avanza. Concentrato. Entrata in materia perfetta per Federer. Federer in vantaggio per 2-1, lo conferma dal seggiolone Mr. Morrissey. Lundgren tranquillo, Vavrinec sorridente, Paganini che chiacchiera. Una bella coppia Paganini-Lundgren. Sono, diciamo, secondo me i personaggi giusti per Federer per far lavorare bene Roger, sia dal punto di vista atletico Paganini che tecnico per Lundgren. Claudio Aia seguito oggi a mezzogiorno, saltando il pasto, ritardandolo, dir la verità, l'allenamento di Roger, com'è stato? Ma lui, insomma, gli allenamenti prima dei match sono sempre un mezzo defaticamento, una sudatina, divertendosi, non è che si lavori sullo specifico faticando, quindi una mezz'oretta, 40 minuti di palleggio, provare un po' tutti i colpi e poi qualche punto sul finire. Allenamento specifico sulle caratteristiche dell'avversario, solitamente si costruisce anche il dettaglio. A volte sì, ma in questo caso ha fatto un allenamento normale con Clément, Roger, stamattina, senza badare troppo allo specifico, veramente Lundgren l'ha lasciato stare. Sì, a parte che trovare uno sparring partner che spara bordate a 220 all'ora non lo si trova dietro l'angolo. Poi ha giocato a scacchi con lui, hai vinto, sì, e hai perso. Ha voluto fare una partita a scacchi che ha vinto, ma avrò la rivincita. Ho dovuto giocare in fretta. Non è molto una partita a scacchi la partita di questa sera. È una partita di braccio di ferro. D'attacco, braccio di ferro più giusto, sì. Il pallonetto purtroppo, scusate, è fuori. Peccato, però riesce a rispondere. A variare. Bene, diciamo, a questi servizi tremendi, quindi è già importante questo. Dalle prime avvisaglie si può capire che con un incontro di questa caratura può essere deciso da un solo break, quindi massima attenzione, massima concentrazione ad ogni scambio. Fuori Henman, diventa ancora più importante questo confronto. Qualcuno sussurrava, chi vince qui vince il torneo. Non è un'assurdità. Probabile. Roddick, volevo far notare come Roddick corra molto di più perché arretra un paio di metri o tre dietro la riga di fondo, mentre Roger è ben all'interno del campo. Non sembra un vantaggio. Vantaggio per Federer. Favorito nello scambio prolungato? Penso di sì.
30-15, 2-2. Servizio 155 all'ora, prova Roddick pronto. Attenzione. Sul dritto, poi prudente Federer. Bel pubblico, entusiasta, caldo, insomma, che finalmente può esprimersi, ha aspettato moltissimo oggi. Una infelicissima programmazione vi impone di seguire Federer alle oltre le 23. Bastava togliere un doppio che si è voluto forzare nel programma oggi. Si potevano giocare nel pomeriggio le prime due quarti di finale, poi a partire dalle 18 garantire l'inizio del terzo incontro. Quindi intanto qualche osservazione. È curioso vedere come Roddick abbia il 100% di prime, quindi le ha messe tutte, mentre sì, Federer è soltanto il 31%, quindi sì, poi fra l'altro ha messo le prime a 222 all'ora, 218, 214, 203. Straordinario. Straordinario, in più fa un po' paura a Federer. Non manterrà questa media, questo è poco ma sicuro. Perché sei sicuro? Perché non ho mai visto un match al 100% di prime a questa velocità. Già aver fatto 10 servizi su 10 è eccezionale. Intanto si rivede lo scambio prolungato, che quale del suo agio è apparso Federer, mentre l'estremo del suo agio è nel picchiare una botta sola e vincente Roddick. Quindi 11 su 11. Quanto? 11 servizi su 11. Ecco, e 219, 211 al... insomma. ...227 al record del torneo. Però è fuori. Non omologato. Delizioso il passante, questo talento, questa grande classe, questo nuovo da Masters a Shanghai. Quando la palla è in gioco è eccezionale. A rete, pasticcia, non è a suo agio. Deve imparare ancora molto. Importante per Federer sulla risposta di non cercare il passante ma di giocare delle palle basse. Per essere in due. Sì. Parità.
La nostra postazione, abbiamo tentato di seguire la traiettoria della pallina. Non si può. Non vedi niente. Non vorrei essere vedi, giudice. Vedi una riga gialla. Una striscia. Può migliorare la potenza del servizio Federer che è fermo a 200 all'ora? O servirebbe aumentare? Secondo me la sua velocità aumenterà col passare del tempo naturalmente. Penso che sia un servizio molto efficace, perché 200 all'ora è già una buona velocità, ma è anche in grado di variarlo perfettamente, che secondo me è più importante. La fai l'esa 189. Però sulla riga, preciso. Continuando il discorso, lui un anno fa, per avere un'idea, andando indietro, no, arrivava sui 190, adesso è sui 200, migliora naturalmente. Anche se non è un'ossessione il giocare col radar. No, non lo è. Dal momento che hai 200-210 fai quello che vuoi. Funziona. 40-0. Pennellati, perfetti, veramente impressionante. Il pubblico è veramente un atto in più, questo pubblico, bel pubblico. Aiuta, aiuta tantissimo. Roger poi sa usare benissimo a suo vantaggio questa energia. Federer, che ricordiamo questa stagione, ha vinto 3 tornei, ha vinto a Sydney, ha vinto a Hamburgo. Ha vinto a Vienna, questa storia recente, a Basilea è per la quarta volta, due volte è arrivato in, ha già disputato 4 tornei di Basilea, 2 ultime volte in finale, la battuta. Servizio molto morbido se vogliamo nel suo movimento, fatto con pochissimo sforzo, mentre quella di Roddick un po' più meccanico, un po' più a scatti anche, e sviluppa un'impressionante potenza sia per forza fisica che per peso del corpo buttato nella pallina. Terzo ace. Due atleti dalla stessa morfologia, 1,85 m per 80 kg, bel fisico per un campione. Direi per il tennis è l'atleta perfetto. L'integrità dei giudici di linea non è garantita. Era un po' cortino come lo uso, però tanto è bastato. A uscire allora solo 197. Imprendibile.
imprendibile. Questa volta varia, gioca più piano ma angolato la prima. Tutto regolare. 20 minuti. Sfilano in fretta i giochi. Già 8 game consumati. Punti vincenti a ripetizione. Gran servizio da tutte e due le parti. Ha sentito net Roddick, solo lui. Incoraggiante anche l'autorità con la quale sta gestendo i suoi impegni alla battuta, non lascia nessun spiraglio, nessuna illusione di pari di break all'avversario. Passo indietro, in ritardo un attimino. Sono momenti nei quali giochi tutto. Si avvicina il verdetto del primo set. Conduce Federer 5-4. Pochi minuti, 23. Intensi, spettacolari. Degni di un quarto di finale di un torneo da $1 milione. Federer una stagione abbastanza particolare con i successi, come abbiamo detto, a Sydney, Hamburgo, a Vienna, con la finale di Miami, assolutamente straordinaria, in quell'occasione ebbe a battere Hedman e Hewitt fra gli altri. La vittoria ad Hamburgo quando batte Safin in finale, poi le presenze brillanti in Coppa Davis contro la Russia, batte Safin e Kafelnikov, non basta perché Kratochvil non ce la fa e nel doppio si perde, poi alti e bassi, sorprendenti i primi turni dove è eliminato a Roland Garros e a Wimbledon, all'avvicinare l'US Open in modo zoppicante con uscite in tre tornei e primi turni, il colpo duro al morale per la tragica scomparsa di Carter, suo primo allenatore, capitano e responsabile di Davis, il bozzo di ritorno all'US Open, la conferma a Casablanca e ora anche a Vienna, far capire che quando oramai più nessuno pensava potesse entrare nel novero dei grandi sette per Shanghai, tutto colpo è quello tornare ai vertici, malgrado sia uscito due volte in un grande slam al primo turno. Ha saputo compensare alla mancanza dei grandi slam, che sicuramente era il suo obiettivo principale. Ha dovuto vincere molte più partite per conquistare punti. Penso che un attimino in più è ancora rilassato dal sapere che Tim Hedman è fuori. Vuoi perché gli raggranella, gli carpisce punti nella lotta per il Masters, che in fondo a scegliere meglio nella Baldiana. Pari, pressione su Roddick, se sbaglia un set point e lo sa anche il pubblico.
per dire, tipi di questo genere non hanno un'altra soluzione che sparare l'ace per l'occasione, il settimo della serie, siglato a 216 orari, centrale. 40-30. Aveva speculato Roddick, ha guardato, la palla non era poi fuori di molto. 5-5. Tie break, primo set. È molto probabile. Tutti e due mantengono, almeno fino adesso, agevolmente il servizio. Roddick ha una percentuale del 72% adesso, che è comunque eccezionale. Mentre Federer è un po' basso, al 50%, si deve salire. Sta facendo 52. Parenta 0. Tutto vincente. Spettacolo. Buone Roddick, non se ne lamenta Federer, passa a condurre 6-5, perlomeno tiebreak garantito. Equilibrio massimo, spettacolo sul centrale, valeva la pena di attendere, anche se si cominciava per un paio d'ore prima, nessuno reclamava. È forse il più intenso, adesso siamo coinvolti perché c'è in campo Roger Federer, ma è il più intenso primo set dei quarti di finale visti sinora. Beh, più bello, dai. Positivo. Tutti e due giocano in maniera vincente e sbagliano anche poco, quindi questo è il massimo che si possa pretendere dal tennis moderno. Roddick la terza velocità viva, ora lo sta ritoccando per quel che concerne la battuta, dove il record assoluto sono i 239,7. È stato misurato in miglia, storia del 1998 Indian Wells, record di Greg Ruseschi. Sono 239-240 all'ora, è terribile. Poi si scende a 232 con Taylor Dent, colui che con Roddick, con Blake e con Fischer rappresenta un po' il meglio del nuovo tennis americano, 232. Poi a 229 Philippus, l'australiano, e a 227 colui che continua a servire alla grande. Tempo quasi ad aprire Roddick, la pallina che arrivava era velocissima. 6-5 Federer tenta qualcosa, se si può evitare il tie break. Prima di tutto non devono entrare queste prime. È comunque demoralizzante. Di rabbia, aveva risposto, costruito lo scambio, poteva essere il 30 pari.
208. 31 minuti per arrivare al primo tie break. Scusami, raggiunto in maniera rapidissima. Si cerca il nome del quarto semifinalista. Calare un attimo sulla seconda. Ed è qui che vai a cercare il punto, grande punto. Eh sì, con attenzione e precisione. Rivediamo. Roddick fa una volée non precisa. Federer appunto invece lui lo è preciso. 2-0. 2-1. È prezioso quello scambio di un attimo fa contro Roddick, che è intrattabile la battuta. Ah, peccato, ha fatto quasi tutto bene. Parità. 2-2. Benabidè sorride, è fiducioso. Sperare in qualche seconda. Data buona, se il pubblico continua ad applaudire. Il giudice è proprio coperto sotto la nostra postazione. Addosso Roddick non può far altro che togliersi. L'avrebbe preso in pancia. Che velocità. 4-2, cambio di campo. Quanto sfrecciano queste palle non nel servizio? Secondo me siamo sui 150. Si confermano le due battute, la matematica non ha un'opinione, siamo ai set point. Quanta concentrazione ci vuole ora per tenere alto il livello?
5-3, primo set. Anche lui deve evitare di dare delle seconde. Roddick si prende dei rischi, si presenta a rete ogni volta. Sale. Che può. Mette pressione giustamente. Ora però due turni di battuta sono di Roddick, che è stato lui a potersi ritrovare in una situazione di privilegio. Lui ad avere i primi set point. Ma se sbaglia il set point è di Federer che conduce 5-4. Passa per caso, mette, blocca il polso, chiude gli occhi, va di là la re, la pallina e poi il lungolinea. Perfetto ancora una volta, veramente preciso Federer, approfitta delle situazioni. 6-5, adesso tocca a lui servire. Un bel ace e chiude la pendenza. Set point c'era prima, il primo set point, ma serviva Roddick. Quasi ace. Che è buona, carica d'effetto, ha ingannato Roddick che ha chiuso in rete. Roger Federer vince il tie break del primo set 7-6. Nessuno ha concesso la battuta, si è giocato a ritmo molto elevato, non si è perso tempo, si è pigiato sin dall'avvio sull'acceleratore. Bello spettacolo, meritato successo. Successo di stretta misura del primo set, ma giusto. È stato il giocatore che è un po' più completo. Yeah, it's a good start, I think. I mean, Roddick served unbelievable the first set and Roger as soon as the second serve he has a good chance, but no, it's a good start for Roger, definitely. Are you surprised that Andy Roddick is serving and volleying basically every single point, first and second serves? Well, I saw his match yesterday. It was the same. He was serving and coming in and being more aggressive. I think that's what he wants to learn, you know, how to play that. And I think he's getting better at it, but Roger still managed to pass him a few times. Well, it seems like he's on top of it. What do you think he can do to get him to more serves? Well, he has to take more risks, take more chances, you know. He has to he's serving a lot down the tee. I think he has to just go, you know. I think he's waiting a little bit too much now. It's difficult, but I think he has to take some more chances. Well, thanks. Best of luck. Thank you. Ci crede Lundgren? Beh, sì, ha fatto vedere un po' quello che pensa della partita e quello che dovrebbe fare Federer, e cioè cercare di spingere un po' di più il servizio. E lui dice go for it, no? E cioè prendere di più le sue possibilità, cercare di più il colpo vincente direttamente con la battuta invece di assicurare soprattutto. Poi hanno parlato un po' del gioco di Roddick che cerca spessissimo la rete oggi. Lui dice che Roddick sta migliorando sul gioco di volo, però per fortuna che oggi Roger lo sta tenendo a bada. C'è una correzione sulla chiamata. Errore di un giudice di linea. Quindi viene dato due palle. Primo servizio perché è l'interruzione di un punto.
Scusa Roddick, si è sganciato il gommino antivibrazione, che è una specie di elastico legato. Hanno dato sopra, ha chiesto scusa già 3 o 4 volte, però. Beh, avrà una racchetta di riserva. Sì, basta mettere un altro gommino, questo si deve essere rotto. Ah no, cambia racchetta, vedi. Beh, questi antivibratori credo che siano estremamente importanti per non portarsi fuori il braccio, perché sparando a 215-220 all'ora, se non è l'antivibratore ti becchi. Sì, hanno l'effetto di dare una sensazione più dolce sul colpo, di avere anche una sensazione però di corde molto più tese di quanto non siano. Inizia finalmente il secondo set. Ha deciso la tattica Roddick. Attacco all'arma bianca, sceglie però il lato buono Federer. E rivediamo ancora un magnifico passante, di nuovo estremamente preciso Federer. C'è poco da arrabbiarsi. 201 all'ora, 15 pari. Grande risposta, fare stringhe dell'americano, questa è grande classe. Disperato a lungo, ma di più non poteva. È data fuori. Non molto, eh. Peccato. Beh, volevo dire, palla di break d'entrata, al secondo set ha appena vinto il primo e si viaggia a ritmi elevatissimi, considerando il valore dei due protagonisti. Un break può anche bastare ed avanzare un set. Siamo a quota 11 con gli ace, 3 di Federer sinora. Questo si chiama steccare. Quando uno vuole esagerare. Non è nuovo questo tipo di fuorigiri, Roddick. Roddick è sempre carico d'adrenalina. Tocca a Benabiles chiamarlo. Papà e mamma Federer. Una seconda, una bella palla di break d'entrata. E cosa si può chiedere di più? C'è di che spaventare Roddick, che sa ogni seconda rischia moltissimo. Sì, perché Federer
adotta una tattica perfetta, prima risposta centrale, più possibile bassa, e poi sulla seconda volée, cioè sulla prima volée il passante. E poi l'altro ti demoralizza. Dodicesimo ace. È bello avere un servizio così, È dirompente. Ma dicevi che Federer lo può migliorare sopra i 200, ma lui ha un anno in meno di Federer e spara già a 227 e avrà ancora margine anche lui. Va bene. Nessun doppio fallo, 12 ace e nessun doppio fallo. È come uno spadaccino. Ha deciso di giocare all'attacco, Roddick, sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti, ma può ora essere toccato nel morale, che è stato trafitto numerose volte. Palla di Brecca. Se è una prima c'è poco da fare. Insomma. Due palle di Brecca, non dimentichiamo questo primo gioco del secondo set. Delizioso nei passanti, offerti in tutte le versioni, in tutte le salse. Terza palla di Brecca. Hanno solo parità. Il nastro salza andando all'esterno. Peccato. Altro vantaggio Roddick. Non riesce a uscire da questo gioco d'apertura, il che può innervosire l'americano. Atleta del Nebraska, che ha lasciato il Nebraska da ragazzo quando i genitori volevano far divenire professionista suo fratello John, ora vivono a Boca Raton, Florida. Ma è bloccato il polso e dici che Dio me la mandi buona. Ed è perfetto, stavolta è la terza palla di Brecca. Risposta vincente su un servizio a 216 all'ora. Solo lui riesce a fare questo. Impressionante. Nine, ha sentito all'attimo che il colpo partiva in alto. Era una bella occasione, Forse la più ghiotta delle tre palle di break che ha avuto, le altre due cancellate con altrettanti vigorosi servizi vincenti. Tirati quanti, una decina di questi passanti.
Ha ragione Roddick a continuare a salire. E adesso lo passa tutte le volte. Non ha altra tattica, perché penso che sugli scambi da fondo sarebbe ancora peggio. Quarta palla di break, seconda di servizio. Ed è fuori l'entrata, carpisce il servizio all'avversario. E questo può essere indubbiamente un allungo sin dall'inizio, in seconda frazione, molto pesante, anche perché ora Roddick dubita, non sa cosa fare, i suoi servizi addirittura sui 216 orari riesce a rispondere Federer, non è che risponda a tutti, 12 ace li ha pure addizionati l'atleta nato e cresciuto nel Nebraska. Sale a rete e invece di poter chiudere è trafitto. Insomma, sulle seconde è un pericolo costante Federer. Diciamo che sta facendo vedere Federer un po' i limiti di Roddick, cioè sul gioco di volo. È una cosa estremamente difficile da fare, perché servendo in questo modo è già una mezza vittoria riuscire a buttarla di là. Solo che lui riesce a buttarla di là e poi fare il passante subito dopo, quindi... Grande match, dice che credo che sia il campo bagnato dalle gocce di sudore di Roddick. Vabbè, è colpa sua, eh. È lui che l'ha fatto sudare. Ma pericoloso, perché si scivola sopra, si può cadere. Beh, è stata una putzfrau adesso. Pallacanestro, no? Si asciuga sempre. Mantenere la concentrazione è la parola d'ordine. Conosci Ben Abiles, che genere di allenatore è? Invita la prudenza o è un uomo che vuole l'attacco a ogni costo? Beh, penso che si adatti un po' anche al suo giocatore, è un giocatore votato all'attacco, però con Federer sicuramente l'ha spinto a un attacco estremo. Era un po' sulla difesa, Federer ha resistito molto bene, costringe ancora l'avversario all'errore. Grande Federer quello di stasera, sta scardinando il tennis di Roddick, è il modo con il quale 40-0. Continua a fissare, guardate, l'allenatore come per chiedere aiuto. Che cavolo devo fare? Posso stare indietro? Se stai indietro, ecco cosa ti succede. Sta prendendo a pallettate l'avversario, che ha ancora come suo indubbio grandissimo capitale il servizio devastante, che però Federer riesce parzialmente a gestire, quel tanto che basta per già avergli tolto la battuta. Non può vivere però Federer su questo break. Bisogna mantenere alta la guardia. Possibilmente mantenere l'intensità del match a questo livello.
40-15 allo scoccare della mezzanotte in diretta dalla Sala Sportale San Jacopo di Basilea, ultimo quarto di finale. Attende il nome di colui che sfiderà Nabaldian, l'argentino, domani. Nabaldian che ha avuto il merito di eliminare Tim Henman, il britannico, campione uscente, testa di serie numero 1. Sarà quindi fra Federer, se vince, la rivincita dell'atto conclusivo 2001. Roddick, l'atleta che quest'anno è stato capace di vincere il torneo di Memphis battendo in finale Blake, a Houston ha battuto Sampras in finale, atleta che era giunto l'anno scorso per la prima volta sulla riva del Reno, ha perso nei quarti di finale, sconfitto proprio, l'abbiamo detto, ripetiamo, da Roger, ma soltanto 75 al terzo. Insomma, qualche mamma sarà un po' preoccupata perché i bambini qui a fare da ballboy a mezzanotte possono anche rientrare a casa. Un bel pubblico, per un simpatico e corretto. Ma il pubblico per un grande spettacolo. Ne vale la pena. Si poteva temere un'entrata a freddo dopo i test poco probanti contro Verkerk, anonimo olandese e basche gigantesco quanto sconosciuto tedesco. Eh sì. Mentre Roddick aveva giocato contro Blake e quindi aveva già provato tennis già rodato, diciamo, a alto voltaggio. È anche segno di maturità. Cosa ha preso? È costringere l'avversario. Non dimentichiamo break d'entrata a favore di Federer, che ha già vinto il primo set al tie break. È tagliatissima, si è alzata di 5 centimetri. Lo muove moltissimo. Non riesce a prendere l'iniziativa. Sì, riesce a disporre letteralmente del suo avversario a una velocità spaventosa. Non puoi non mandare a Shanghai questo signore con questo tennis. È il tennis di questa sera, un tennis da migliori 5 al mondo. Tranquillamente. Roddick non si è accorto del risultato del cambio palle, dice ma non me le ha mostrate, ma troppo Roger, troppo, qui è un KO, qui lo sta massacrando, standing ovation, signori, voleva appena stare su fino a mezzanotte ad aspettare di vedere questo tennis, tu hai detto
tennis stellare. Sì, è una cosa incredibile, ancora un punto eccezionale. No, meglio di così non si può giocare, non si può. Guarda. Eh no, tutto. Povero Roddick. Non si può giocare meglio, non esiste. Giocare col manico, no? Punto così. Due pari di break intanto. È scosso Roddick, comprensibile. Una seconda buona a trasformare. Ora ci vuole un altro bel punto. Un'altra risposta. E un'altra, non... Federer non è il grandissimo favorito per la vittoria finale. Quel che sta proponendo oggi, se sa suggerirlo ancora nei prossimi due impegni, fa suo quel torneo nel quale è giunto due volte in finale. Questo atleta che commuove anche Claudio Mezzadri, che non dimentichiamo aveva raccolto con totale fiducia quando ancora usciva appena dal giro comodo per lui, perché da superstar degli juniori ha dato fiducia a lui, lo ha convocato in Coppa Davis intuendone il grande potenziale, e da lì un'autostrada per Roger Federer. È un fenomeno, abbiamo visto un game, un break che penso che debba essere registrato e tenuto da parte, perché non so nella storia del tennis quanti ne vedremo ancora di punti in sequenza così belli, così incredibili, assurdi quasi. Il che vuole anche dire che lui è serenissimo, è rilassatissimo, perché qui se sei teso non ti riescono questi punti, motivi per essere preoccupato, e sotto pressione ci sono. Come una magia. Ha infilato una ventina di passanti, qualcosa di incredibile. Roddick non tocca palla quando è a rete. E coraggiosamente, quasi un Bill Kelreid, va avanti a farsi trafiggere. Adesso però bisogna dare il colpo di grazia. Colpito anche il tuo amico Benabiles. Se la ride Brent Balti, il patron del torneo, Federer salva una manifestazione che è stata un po' privata di grandissimi personaggi. Basta ed avanza in questo momento Roger Federer. 30-0. Quasi un magnete, non esce di campo la palla. Sventola di rovescio, liberato completamente il rovescio. Sì che è buona. Bravo, è umano. E come spesso succede, sbaglia la più facile. Ha voluto esagerare, perché si appoggia solo, basta. E no, ingannato da un piccolo errore in fondo anche se involontario di Roddick, che non ha colpito bene. Ha rotto il ritmo ed è stato un po' sorpreso. Però attenzione, perché Roddick riconosce l'immenso tennis ispirato di Federer, ma spera logicamente che torni su terra Federer. Tanto dicevi molto bene,
Questo magic moment va sfruttato al massimo, eh sì. Devi chiudere, punto basta. Fa quasi paura. Esagerato. Tanto è bello, no? Troppo bello. 5-1. Beh, se perde il servizio Roddick è fuori. Comunque doppia lunghezza di vantaggio. Due break da recuperare. Un'enormità per Roddick di stasera contro il Federer che si ritrova in faccia. Beh, Federer può pensare al prossimo turno di battuta. Tutto permesso, qui era comoda, qui ho detto, parata un po' dal nastro, intanto Roddick non può nulla nell'angolo, 15 pari. G30 a due punti dal match. Paga anche un po' la lunga maratona con Blake, fra l'altro Roddick, anche se non ha avuto il tempo di stancarsi perché si è in campo in fondo da 1:08. Tutto riesce a vedere, tutto, ma proprio tutto, due match point. Ed era un servizio superiore a 200 all'ora, non dimentichiamo. Match point salvato con un ace, il 16° della serie. Ancora un match point. Grande, grande, grande Federer. Uno dei più bei match, se non il più bel incontro della sua carriera. È uno spettacolo, è stato uno show, veramente. Ha schiacciato, ha surclassato Roddick che giocava benissimo all'inizio dell'incontro. Veramente di meglio penso che non si possa vedere. Le migliaia che popolano la Salt Portale San Jacob rendono omaggio con una standing ovation in piedi ad applaudire. Quanta fierezza per papà e mamma, quanta commozione. Un fortunato riceverà una pallina firmata, quella di questa sera è una firma d'autore. E chi la vuole questa? Diventa il grande favorito per la vittoria finale. Beh, da quello che abbiamo visto non dovrebbe avere avversari, però attenzione perché ogni partita ha la sua storia. Si poteva temere dopo i primi test che non erano dei più impegnativi e che potevano ovviamente non dare ancora quegli spunti sufficienti che ci permettessero di capire come si presentava Basilea. Ja, ich glaube auch. Also zum Glück hat es dann noch wirklich ein paar super, super Ballwechsel gegeben für mich am Schluss dort. Sonst wäre es eben sehr mit dem Aufschlag entschieden worden, der Match heute.
Aber ich muss trotzdem sagen, eben, dass ich glaube heute, dass der Andy Betts verletzt war, das ist einfach mein Gefühl, sie hat sicher etwas am Fuß gehabt. Molto corretto, dice un grande giocatore, anche se forse Roddick era leggermente ferito al piede, avete visto la capigliera, non sembrava che comunque fosse condizionato. Una pennellata di modestia da parte di Roger, che ha piazzato colpi incredibili. È stato tra l'altro anche molto bene a rispondere. Incredibile secondo set. Sono contento, ci mancherebbe. Insomma, viene ricordata l'incredibile battuta di Roddick, che spesso andava 215, 218. Und doch am Anfang habe ich es auch gemerkt, dass praktisch jeder Erste im Feld gehabt hat und ich da praktisch keine Chance gehabt habe beim Zweiten, obwohl ich eigentlich fast eine Chance gehabt habe, also in annähernd zum Break gekommen bin. Ich bin eigentlich sehr überrascht gewesen, aber eben... È stato importante peraltro anche poter nel corso del primo set prendere il break d'entrata, ha dato morale. Eben gestern habe ich, weiß nicht, wenn ich fertig wurde, bin ich einfach um 1 ins Bett gekommen. Heute wird es wahrscheinlich etwas später, weil ich muss noch eben trotzdem noch ein bisschen etwas essen, ein bisschen Stretching machen, bis sich einfach wieder alles gelegt hat und man wieder ruhig ist. Kurz halt seine Zeit, vielleicht jetzt 1-2, aber ich kann zum Glück immer jedes Mal gut ausschlafen und wenn man sich dann am Morgen noch etwas macht, ein bisschen bewegt, dann fühlt man sich wieder gut. Momentan ist es ancora da mangiare qualcosa, Stretching, defaticamento, come si usa dire, poi andare a letto e trovare il sonno del... Il meritato riposo del guerriero, saremmo dire, Claudio. Beh sì, insomma, miglior prestazione non ci poteva essere, e anche miglior preparazione per la semifinale. Domani sarà un altro passo per riuscire a vincere questo il suo torneo. Il suo torneo, sì. Ripetiamo, ricordiamo, 7-6-6-1, il tutto in un'ora e 15 minuti alla grande, ha battuto Roddick. Si presentava sì con una cavigliera, ma non abbiamo avuto l'impressione che fu chiaro di Roger Federer, che ha addizionato i vincenti, i passanti, e ha avuto colpi da antologia. Ispiratissimo domani se la vedrà contro l'argentino Nabaldian, mentre la giornata si aprirà con la semifinale che opporrà lo spagnolo Ferrero al cileno Gonzalez. Grazie di averci offerto la vostra fedeltà e simpatia in questa lunga maratona di grande tennis, conclusa nel migliore dei modi. A voi la più cordiale buonanotte. Buonanotte. Dommage pour Nalbandian, il avait bien anticipé le coup droit de Federer. Il sort son lob. Ah, si c'était vraiment un lob qu'il voulait faire. 15 à. Ah, le passing de Nalbandian qui frôle le filet et qui le touche. Et ça trompe Federer. 15-30.
Federer à nouveau en situation délicate sur sa mise en jeu. C'est sur la ligne, 15-40, deux balles de break, deux balles pour mener 3-1 pour Nalbandian. Et encore une fois, la volée de Federer n'a pas été assez tranchante. Voilà qui fait du bien. Service gagnant à 193 km/h. Il y a tout de même encore une balle de break pour l'Argentin. Oh, la réussite insolente de Nalbandian alors dans ce jeu. Il va d'ailleurs s'excuser auprès de Federer. Pas besoin de siffler Nalbandian, il n'y est strictement pour rien. Il a simplement bénéficié d'un peu de réussite avec le filet. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de fois dans ce jeu. Mais c'est peut-être aussi un signe qu'actuellement, Nalbandian est plus en confiance que Federer, plus en jambes également. 3-1 pour l'Argentin dans ce set décisif. Commencé à devenir très dur pour Federer qui n'a peut-être plus les moyens physiques après son quart de finale tardif d'hier soir de réagir, de s'emparer du filet, d'aller de l'avant, d'attaquer, de bousculer Nalbandian. Zéro, que d'erreur de Federer. Superbe, tout en touché de balle. Une erreur en coup droit, ça fait 40-15, deux balles pour mener 4-1 pour Nalbandian. Le match est en train d'échapper à Federer. Il ne s'est pas laissé tromper par ce retour flottant de Federer. Nalbandian est le joueur le plus en jambes, le plus dynamique actuellement. Federer commet beaucoup trop d'erreurs et à notre goût devrait se montrer un peu plus offensif, mais simplement peut-être qu'il n'a pas les moyens physiques d'appliquer cette tactique. Alors toujours des problèmes apparemment pour Federer qui va se faire soigner, qui va sortir quelques instants pour se faire soigner.
Federer is taking a medical timeout. Nouvelle pause médicale pour Roger Federer qui s'en est allé en compagnie du soigneur dans les vestiaires cette fois-ci pour prendre soin de son orteil. Allez, il faut une réaction maintenant de Roger Federer qui va servir. Il faut revenir à 2-4 et puis tenter de prendre le service de l'Argentin dans le jeu suivant. On sait que potentiellement Roger Federer a tout à fait les moyens de concrétiser ce scénario. Reste à savoir si le physique va suivre. Et la réussite que Nalbandian avec le filet. Avec le filet, fuit complètement Roger Federer. 0-15. Voilà le filet. Méchant filet. Le filet ne veut absolument rien savoir. 0-30. Federer a-t-il encore les moyens de revenir dans cette partie? On l'aimerait bien parce que la finale de demain serait bien sûr plus attractive encore si Federer y était partie prenante. 15-30, il faut que le Balois s'accroche. Là pour Federer qui est revenu de 0-30 à 30 à. Et 30-40, balle de double break pour David Nalbandian. Ouais, c'est superbe. Très bien sauvé par Federer. Ça, c'est du très bon Federer. Allant vers le filet, agressant son adversaire. Égalité. Voilà une volée bien tranchante. Avantage Federer. Une balle pour revenir à 2-4. Ouais, c'est un peu bizarre ce qu'a tenté la Federer. Était-ce une amortie ? Difficile à en être certain. En tout cas, Nalbandian a très bien réagi et a lobé le Suisse. Nouvelle égalité. On a eu peur tout petit instant pour cette volée de Federer. On a pris une grande marge de sécurité. À nouveau une balle de jeu pour lui. L'essentiel est assuré pour Federer, il remporte sa mise en jeu. Ah, il a cassé une corde, David Nalbandian avait bien entendu un bruit un peu bizarre sur le retour de l'Argentin.
Il est ensuite très difficile de maîtriser la balle avec une corde cassée. Allez, le public qui joue son rôle, qui tente de pousser Federer à revenir dans ce troisième set. Mille spectateurs pratiquement, et la grande majorité d'entre eux qui tiennent évidemment pour Roger Federer, qui veulent le voir en finale demain contre le Chilien Gonzalez. Roger Federer qui pensait que le service de Nalbandian était sorti des limites. Il n'a pas réussi assez vite, il ne s'est pas replacé correctement. Nalbandian en a profité pour le déborder. C'est bien. 30-0. Un ace à 200 km/h, et tenez-vous bien, c'est le premier ace de Nalbandian dans cette partie. Vous n'avez pas marqué jusqu'à maintenant, en voilà deux consécutifs pour l'Argentin. Il les sort à un moment assez intéressant pour lui, parce que ça lui permet de conserver son break d'avance. 5-2. Plus de droit à l'erreur pour Roger Federer, qui doit absolument s'imposer sur son jeu de service. Ensuite de quoi, il faudra tenter d'aller chatouiller Nalbandian sur sa propre mise en jeu. Un gros plan sur Antonio Esposito, le milieu de terrain du FC Bâle, qui signe quelques autographes dans le public. Voilà le vrai Roger Federer, celui qui a atomisé Andy Roddick hier soir. 15-0. C'est superbe, l'un des plus beaux points du match. Parce que Nalbandian, sur ce smash de revers, s'est bien débrouillé pour croiser à l'extrême son coup. Et Federer, d'un petit coup de poignet, parvient à relever cette balle et à la croiser. Il se fait d'ailleurs applaudir par son adversaire. 30-0. Cette fois-ci, c'était bien fait, Federer, qui s'est appliqué. On l'a senti très appliqué sur ce passing. Il a voulu mettre la balle dans les pieds de Nalbandian. Il y est parvenu. Ça fait 40-0. Yeah. Voilà un enchaînement service volé de toute beauté. 5-3 pour David Nalbandian, qui va servir maintenant
pour le gain de cette partie. Il s'était retrouvé pratiquement dans la même situation dans le premier set. Roger Federer menait 5-4, service à suivre pour Nalbandian. Il était parvenu à prendre le service de l'Argentin. Il faut qu'il réédite maintenant une telle performance. Est nettement insuffisant pour gêner Nalbandian. 15-0. Un ace, 181 km/h. Il n'avait pas marqué le moindre ace durant toute la partie, mais dans ses deux derniers jeux de service, il en est déjà à 3, Nalbandian. C'est dire la faculté qu'il a à se concentrer sur les points importants, c'est dire aussi l'énergie qu'il a à revendre encore. 30-0, il est à 2 points du match. Yeah. 30-15, un retour bien croisé par Federer. 30-15. Dans le camp de Nalbandian, on se ronge les ongles un peu. On espère bien sûr que l'Argentin va finir sur ce jeu-là, ce qui n'est pas les espoirs de Federer. Et une frappe mal cadrée, ça va sortir largement. 40-15, deux balles de match pour David Nalbandian. Et voilà qui est fait. David Nalbandian s'impose. 6-7, 7-5, 6-3 en 2h15 pratiquement. David Nalbandian mérite cette victoire. Roger Federer n'a pas réussi à retrouver le niveau qui était le sien hier soir. Certainement un peu fatigué par sa performance tardive face à Andy Roddick. De son côté, David Nalbandian a été crescendo tout au long de la rencontre. Il avait déjà failli remporter la première manche avant de s'incliner au tie-break. Et ensuite, il a réussi à faire la décision en fin de deuxième manche et puis à dominer assez largement, il faut bien le dire, Roger Federer dans le dernier set. Fin de parcours donc pour Roger Federer qui ne disputera pas à Bâle une troisième victoire consécutive. Sa demi-finale ici va lui rapporter quelques points tout de même dans la perspective d'une participation éventuelle au Masters de Shanghai. Mais on sent Roger Federer très déçu. Il aurait bien voulu inscrire son nom au palmarès du tournoi balois. C'est au contraire David Nalbandian qui aura sa chance demain face au Chilien Gonzalez, Fernando Gonzalez. Une finale donc entièrement sud-américaine, entièrement hispanophone. Et la déception se lit aussi sur les visages dans le camp Federer. On voudra bien me dire à Genève, est-ce qu'il faut conclure rapidement? Est-ce qu'on a le temps de suivre l'interview de David Nalbandian? David Nalbandian, comme de coutume à Bâle, va lancer la balle de match dans le public. Alors on va aller jusqu'à l'interview de David Nalbandian. Vous avez le score en surimpression, 6-3 dans le troisième set pour Nalbandian. Le public ne va bien sûr pas tenir rigueur à l'Argentin
d'avoir battu Federer. Difficile de pronostiquer un résultat pour la finale de demain entre Fernando González et David Nalbandian. Un petit avantage peut-être à González qui s'est montré assez impressionnant ces deux derniers jours avec un tennis d'attaque assez brillant. On a vu le dépit des deux parents Federer, certainement très très désappointé par la défaite surprenante de leur fils en demi-finale de ce tournoi. Voilà David Nalbandian à l'interview avec Heinz Günthert. Well, congratulations. Thank you. Heinz Günthert un peu essoufflé qui a dû descendre en quatrième vitesse de la cabine des commentateurs de la DRS. Ouais, c'est une grosse performance de battre Roger Federer à Bâle. La clé de ce match, demande Heinz Günthert. À un moment, c'était très difficile pour moi, dit David Nalbandian. La fin du premier set, bien sûr, quand Federer est revenu. Roger a très bien joué le tie-break de la première manche. C'est vrai qu'il était mené 1-7-0, un break à 0, Nalbandian. Et le match a ensuite tourné, il a recommencé à croire en lui-même, l'Argentin. Effectivement, le déclic a peut-être été le break qui lui a permis de remporter la deuxième manche, ensuite de quoi il a très très bien joué, Nalbandian, ne commettant pratiquement plus aucune erreur, servant très bien de mieux en mieux. Oui, c'est un match qui possède quelques ressemblances avec son quart de finale contre Tim Henman. Nalbandian très sportivement relève le petit problème au pied qu'a eu Roger Federer, même si on a l'impression que ça n'a pas joué un rôle très très important dans cette rencontre. That's coming together for you? No, yeah, but I think I volley really good, but it depends the player, I go more to the net or not, because Nalbandian qui dit que ça dépend du joueur qu'il a en face, s'il entend adopter une tactique offensive ou pas. Et il a confiance en lui au filet également, il sait qu'il peut très bien volleyer. That's exactly what I was going to ask you. Is there anyone out there that hits the ball as hard when he, you know, gets set for the ball as he does? I don't think so. Si j'ai bien compris, il parle de l'adversaire en finale de demain de González qui possède un coup droit, un des coups droits les plus puissants du circuit. Et selon Nalbandian, c'est même peut-être le plus puissant des coups droits du circuit. On rappelle que la finale se déroule au meilleur des 5-7. Ce n'est pas un avantage ni pour Nalbandian ni pour González. Nalbandian qui dit on est jeune. On va bien sûr pouvoir supporter ce match au meilleur des 5-7. On retrouvera donc David Nalbandian, dont on voit ici la balle de match au ralenti, demain en finale contre Fernando González. Rendez-vous est pris à 14h25 sur TSR2 pour suivre la finale des Swiss Indoor. C'était Pascal Drouin en direct de Bâle. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À demain.